49 nazioni, 19 squadre, 65 individualisti, 80 volontari e 3 giorni dedicati all'ottava edizione della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. Sono questi i numeri dell'evento che raccoglie le migliori ginnaste del pianeta che anche quest'anno si daranno appuntamento a Pesaro per la World Cup, ormai di casa l'Adriatica Arena. Mancano più di 2 settimane all'evento e chi ancora non l'avesse fatto potrà acquistare gli ultimi biglietti direttamente negli uffici del Palazzetto dello Sport oppure nel sito di Ticket One. Saranno in tanti con la propria spinta a far volare le farfalle azzurre allenate da Emanuela Maccarini. La squadra italiana, che è vice campione del mondo in carica, si è già qualificata per le Olimpiadi di Rio. Abbiamo tutte le migliori nazioni e poi abbiamo il torneo annesso junior che abbiamo aperto quest'anno in formula team da 2 a 4 ginnaste di ogni team e abbiamo ben 33 nazioni. Abbiamo dovuto anche non accettare alcune iscrizioni perché non avremmo avuto proprio il tempo per inserire tutte le competizioni. Il prossimo anno aggiungeremo un giorno probabilmente. Quando prenderai il via questa edizione? Allora, il via loro, le federazioni arrivano già da lunedì, martedì e mercoledì, questi sono gli arrivi. Il giovedì ci sarà la prova podio, cioè la prova campo di gara, e venerdì, sabato e domenica ci saranno le gare. Venerdì e sabato gli all around, i concorsi generali, e domenica le finali. Soddisfatta anche l'amministrazione comunale, rappresentata in conferenza da Mila Della Dora. Per l'assessore della Giunta Ricci, Pesaro ha tutte le carte in tavola per poter diventare la città europea dello sport per il 2017. Soddisfatto anche il presidente di Aspes, la società che gestisce l'Adriatica Arena. Che cosa significa ospitare e organizzare il tutto per un evento del genere che quest'anno sarà da record? Significa mesi se non anni di programmazione e ci vuole una grande costanza e poi va bene. L'impianto è quello che fa già molto del suo, viene giudicato da tutti il più bello d'Italia, il terzo in ordine di capienza, per cui insomma diciamo che ci sono tutte le basi per continuare ad avere questo trend positivo dal punto di vista degli eventi. La Federazione Internazionale ci ha assegnato l'organizzazione del Mondiale, campionato del mondo 2017, che si terrà dal 28 di agosto al 5 di settembre, appunto nel 2017, all'interno dell'Adriatica Arena. Adriatica Arena che si dimostra un volano fondamentale per l'economia turistica della città, perché l'indotto che si crea è tantissimo, ma io aggiungo del territorio, perché la città di Pesaro per gli eventi che noi portiamo non basta dal punto di vista dell'attività, ma viene allargata a Fano piuttosto che a Gabice, piuttosto che Urbino, insomma tutto il territorio. Per il capoluogo marchigiano sarà dunque una vetrina planetaria. L'astronave si conferma ancora una volta capace di ospitare eventi prestigiosi e internazionali che consentono di promuovere e far conoscere nel mondo la città di Pesaro. È un record in tutti i sensi, record per la Coppa, record per la città di Pesaro perché organizzerà un campionato del mondo.